Audio Jungle. Cagliari e Inter in campo entrambe con le stesse formazioni del turno precedente, ma l'approccio dei nerazzurri è a dir poco distratto. João Pedro aggancia splendidamente il cross di Padoin. La conclusione mancina però non che. L'Inter vuol regalarsi una notte alla classifica, ma il Cagliari, 3 vittorie nelle ultime 4, è in fiducia e insiste. Il rimpallo tra Miranda e Faragò, sistema il pallone per Pavoletti, l'uscita di Handanovic che chiude lo spiraglio, all'ex giocatore di Genoa e Napoli. Poi su azione da corner svetta Cepitelli che sovrasta Gagliardini ma non riesce ad indirizzare verso la porta, regalandosi un gol alla 50esima in Serie A. Al 16esimo, la madre di tutte le occasioni per il Cagliari, sul cross di Faragò, spunta sul secondo palo Pavoletti, prodigioso Samir Handanovic che con un intervento di gambe e di avambraccio strozza l'urlo in gola al attaccante del Cagliari. Poi l'apertura di Candreva, in spaccata Perisic, splendido assist per Mauro Icardi che non perdona, assegno a Cagliari per il quarto anno consecutivo l'argentino, bellissimo anche l'assist di Perisic, il sesto del suo campionato. Inter che prova a chiudere la partita con il lancio in profondità per Vesino che vede in mezzo all'area Icardi, butta l'intervento Raffaella ma in qualche modo riesce a distrarre Mauro Icardi che non trova l'impatto preciso con il pallone. Ancora Inter sul finire del primo tempo, Santon confermato a sinistra al posto di Nagatomo, prova a mettersi in proprio con il destro che sibila a lato del palo di sinistra. In apertura di ripresa la reazione del Cagliari con Barella che mette giù il pallone, conclusione deviata da Santon quasi verso lo specchio della porta, si lancia sulla propria destra Handanovic, non ce n'è bisogno, palla sul fondo, poi entra Brozovic per l'infortunato Vesino e dopo 2 minuti trova il gol. Il lancio di Skriniar, Candreva a rimorchio per il croato che sentenzia Rafael, terzo gol in campionato dopo la doppietta di Benevento il 1 ottobre, 2-0 Inter al minuto 55 e arriva il sesto assist in campionato anche per Candreva, entrambi raggiungono Immobile, sia lui che Perisic al comando della classifica dei passaggi vincenti in stagione. Ancora Perisic sceglie la precisione anziché la potenza ma non trova la porta, poi Cagliari con un lampo, il cross di Faragò perfetto per Pavoletti che si inserisce tra Skriniar ed Ambrosio e batte Handanovic, riapre la partita al minuto 71 con il terzo gol stagionale Leonardo Pavoletti, non può nulla qui il portiere sloveno e allora Cagliari che ci prova con maggiore insistenza e sul lancio di Cigarini, Faria si libera dalla marcatura di Skriniar ma conclude debolmente addosso ad Handanovic mancando un'incredibile occasione per il 2-2 e allora l'Inter non perdona, Gagliardini dentro alza una campanile, Faragò, arriva Raffaele, gli mette una mano addosso Perisic, Icardi trova la doppietta personale, gol numero 15 in campionato, raggiunto Immobile al comando della classifica marcatori. Posizione regolare per Perisic, deve valutare piuttosto questa manata. Il VAR Mariani induce l'arbitro ad andare a guardare le immagini, ma Pairetto convalida ugualmente il gol e arriva alla 21esima marcatura multipla di Icardi con la maglia dell'Inter, anche l'11esimo gol dell'Inter negli ultimi 15 minuti di gioco. Icardi prova a fare tripletta nel finale con il sinistro, respinto da Rafael, finisce 3-1 la Sardegna Arena, Inter capolista in attesa del Napoli.